Eccoci con Alessandro Coccolo, candidato consigliere comunale a Cinto Caomaggiore. Il vostro comune insieme a Teglio Veneto è quello che non ha avversari. Il vostro candidato sindaco che si ripropone non ha un avversario. Questo è un vantaggio o un svantaggio? Beh, sicuramente è una cosa che un po' ci fa dispiacere, no? Noi siamo stati abituati in un mondo dove politica significa anche confronto, significa anche però un po' di sana competizione, di contrapposizione tra idee, tra squadre diverse. Le elezioni comunali sono sempre state garanzia di questo confronto tra liste con programmi e con candidature diverse. In questo caso invece a Cinto c'è un'unica lista ed è la lista Caomaggiore, è la lista che esprime il nostro sindaco Gianluca Falcomer ed è una lista civica che a Cinto è presente da tanti tanti anni, eppure è sempre come la prima volta. Siamo impegnati in un porta a porta per parlare con i nostri concittadini, per informarli sulla situazione più unica che rara, insomma, in cui si trova il comune e per incoraggiarli a riscoprire il piacere della partecipazione, il piacere, il dovere del voto, perché effettivamente il nostro avversario in questo momento non è un'altra lista, ma è il non voto. Ci vuole il 40% dei cittadini votanti che vadano alle urne e almeno il 50% di voti che sia valido, perciò questo è l'avversario, se vogliamo identificarlo come problematica. Certo. Gianluca Falcomer è anche presidente della conferenza dei sindaci attualmente da qualche anno. Questo è un dubbio vantaggio per voi? Beh, diciamo che per noi cintesi è un onore il fatto che il nostro sindaco sia presidente della conferenza dei sindaci per la terza volta. È un onore per noi, è una cosa positiva per il comune perché alza anche il livello e la qualità del confronto e del dibattito, perché spesso e volentieri ci troviamo a confrontarci e a sviluppare dei progetti che vanno ben al di là del nostro paese, ma che hanno, come dire, un respiro quantomeno intercomunale. Certo. Comunque, anche se non avete avversario, voi negli incontri che state facendo con i cittadini state comunque proponendo qual è il vostro programma, perché avrete lo stesso, insomma, una lista di cose da fare messe nero su bianco? Assolutamente sì, è una squadra molto, molto forte, è una squadra che mette insieme l'esperienza di chi ha già amministrato e la passione di tante figure nuove che si avvicinano. È una squadra che ha imparato a lavorare insieme proprio a partire dal programma ed è un programma che tiene assieme tutta una serie di progetti che arrivano dal passato, dagli ultimi anni di amministrazione, ma che però deve anche guardare al futuro. Chiudiamo dicendo che chi vuol aggiornarsi, tenersi aggiornato, voi avete una vostra pagina Facebook in cui troveranno tutto ciò che di novità e che proponete. Per incontrare i nostri concittadini e, ripeto, incoraggiarli a partecipare, perché è bello fare politica. Bene, grazie Alessandro Coccolo. Grazie.